Ciao e bentornati a un nuovo video letture. Questa settimana video letture speciale, tutto dedicato a Fall of X. In realtà inizialmente volevo fare un mega video con tutto Fall of X, quindi tipo 5 mesi di lettura, forse anche 6, non lo so. Comunque alla fine ho detto nah, non mi va, facciamo una bella cosa, facciamolo a pezzi. Quindi questo è fondamentalmente i primi 2 mesi di Fall of X. Non ho inserito tutti i fumetti di febbraio perché ancora non li ho finiti, quindi ho preferito postatarli a un prossimo video, ma intanto vediamo un po' l'inizio e come si è evoluta la situazione mutante dopo il nuovo Galà Infernale e dopo appunto l'inizio di Fall of X. Ora, cos'è Fall of X? Penso di averlo già detto più volte, ma ve lo rispiego per chi vedesse per la prima volta questo video. Fall of X è fondamentalmente un periodo narrativo, potremmo definirlo così. Non è un evento di quelli classici, un crossoverone come, che ne so, Civil War, dove c'è una miniserie principale con delle storie che effettivamente vanno avanti in quella miniserie e poi al limite le storie collegate attorno. No, non c'è una trama principale di Fall of X, se non a livello appunto di periodo, di quello che sta accadendo su tutte le serie. Quindi come si fa a leggere Fall of X? Come si vuole, letteralmente. Volete leggervi solo gli X-Men? Potete leggervi solo gli X-Men. Non ve ne frega niente di Fall of X in generale? Skippatela, state seguendo solo X-Force? Leggetevi quella. Ovviamente vi perderete dei pezzettini del disegno più grande, però non è così importante. Sinceramente, se state leggendo gli X-Men e basta, continuate a leggere quelli. Se state leggendo Immortal Red, che sono forse le serie un pochino più decenti di questo periodo, va bene anche leggersi solo quelle, alla fine non è così fondamentale leggersi il resto. Certo, se volete avere appunto la visione completa, probabilmente vi converrebbe leggere un po' di tutto. Ma andiamo a vedere dove tutto è cominciato, ovviamente, ovvero il Galà Infernale, e cambiamo la telecamera. Eccoci qua, qui comincia effettivamente tutto, sebbene alla fine questo albo si collega inevitabilmente alla morte di Miss Marvel. Questo perché? Perché a pagina 2 Miss Marvel torna indietro perché abbiamo scoperto che è una mutante. O se è accaduto tipo un anno, 2 anni dopo la sua morte, sarebbe stato anche divertente. Negli Stati Uniti è uscito tipo un mese dopo. Da noi è uscito la stessa settimana, se non sbaglio. Fra l'altro tutto è stato gestito molto male perché questo fumetto è uscito prima di tutte le serie mutanti che portavano a questi eventi qui. Uscite quindi la settimana dopo. Perché? Perché in Panini non gestiscono proprio benissimo queste cose? Probabilmente non volevano che la gente si angosciasse troppo per la morte di Miss Marvel. Quindi la stessa settimana, se non ricordo male, sono uscite sia la morte su Amazing che il volume speciale sul fatto che, oddio, tutti piangiamo Miss Marvel, e la sua risurrezione qui su Galà Infernale. Ora, è importante questa cosa all'interno della narrazione? No, assolutamente. Ce l'hanno dovuta mettere per motivazioni Marvel Cinematic Universe. Vabbè. In ogni caso, perché è importante il Galà Infernale? È perché è qui che crolla tutta la nazione mutante. Ci sarà fondamentalmente un mega attacco già nelle primissime pagine. Arriverà Nimrod a sfasciare tutti i mutanti. Ora, leggendosi questo albo, sembra che il 99% dei mutanti sulla Terra siano stati tutti uccisi, non c'è più nessuno, quelli che sembravano si fossero salvati sono stati infilati in un portale e nessuno ne sa più niente. I telepati non li trovano e non tanto dietro le quinte c'è Orkis che sta espandendo il suo dominio sul mondo, che non è un dominio in realtà, è più una, come possiamo definirla, propaganda politica quasi, sul fatto che i mutanti sono tutti stronzi e loro no, loro sono i salvatori del genere umano. Alcuni ci credono, non tutti, ma vabbè. E poi, sempre dietro le quinte, c'è Madre Virtuosa, che è una delle versioni alternative di Sinistra, un casino. Quando hanno spiegato come funziona, penso sia ancora peggio di come ce l'avevamo immaginato. Il problema è Gillen, come sempre, che Gillen ha questa sua passione per Sinistro, con il piccolo problema che per lui Sinistro non è il personaggio che è stato scritto per anni dagli altri autori e da quelli che l'hanno creato. È una sua perversione trasformarlo sempre in qualcosa di diverso. L'aveva già fatto in una sua run storica degli X-Men e lo fa di nuovo in questo fumetto, ribaltando tutto di nuovo. Io non voglio dire nulla, tra l'altro non avviene qui questa rivelazione su qual è la relazione fra i vari sinistri che hanno i segni delle carte in testa, che anche questa è una tale minchiata a mio parere che mamma mia. Vabbè. Comunque, alla fine di questo volume quello che scopriremo è che tutti i mutanti sono sparpagliati per il mondo, quelli sopravvissuti, Xavier rimane da solo a Krakoa e la cosa più importante è che per qualche motivo Kitty Pryde, Shadowcat, ora può attraversare i portali che prima non poteva attraversare, cosa che non è mai stata spiegata molto bene. D'altronde credo sia un'idea di Duggan. Io non rispetto Jerry Duggan come scrittore, trovo che sia mediocre quando va bene, pessimo quando non va bene.
qui è mediocre, per fortuna. Però la storia si fa leggere, capiamoci, è anche divertente, ci sono un sacco di disegnatori fighi. L'idea del crollo della nazione mutante è figo, il problema è come andremo avanti. In ogni caso, come andiamo avanti? Ora, dopo questo primo volume, intanto abbiamo una serie nuova, in realtà è una miniserie di 5 numeri, Incredibili Avengers, che tra l'altro è esordito con la mega variant cover di Alex Ross. Io ho preso questa versione qua perché, sinceramente, questa non la posso appendere perché non ho dei quadri lunghi e stretti, però è veramente bella, anche se in realtà ne vedremo una più bella dopo. Che dire degli Incredibili Avengers, che sono scritti da Jerry Duggan, e quindi come tali non potranno essere poi tutta questa robona, effettivamente. Molto fighi i disegni, devo dire, quelli non mi dispiacciono, di Javier Garron, che se la cava proprio benino. Protagonista, una nuova formazione degli Avengers, fusi ai mutanti, incredibili come anche in X-Men, Avengers come Avengers. Capitan America, Deadpool, Rogue, un team molto simile a quello originale degli Incredibili Avengers, ma c'è anche Psylocke, Quicksilver e M, Moritz Saint-Croix nella sua versione dura. Ora, contro questi Incredibili Avengers avremo il nuovo Capitan Krakoa, un personaggio che qui ci viene dato qualche spoilerino su chi potrebbe essere. Ve lo dico chiaro e tondo, quando ho visto questa cosa ho detto, ah, ecco chi è. Non so esattamente come ci sono arrivato, ma sono andato a controllare rischiando lo spoiler e avevo ragione. Sono fatto così, ogni tanto lo faccio. La storia è gradevole, almeno per ora il primo volume passa senza troppe stranezze e con un finale che ci fa capire quanto sia effettivamente pericoloso Capitan Krakoa, e va avanti con un secondo numero in cui nuovi caldi indizi ci vengono dati su chi sia Capitan Krakoa. Ma detto questo, il tutto non ha moltissimo senso, devo essere sincero, nel senso che hanno liberato Capitan Krakoa per far sì che l'opinione pubblica pensasse fosse un mutante che fa attentati e casini vari, però è già mezzo sfuggito al controllo di Orkis e non si sa più che cosa vuole fare, boh. A governare la cosa abbiamo una delle versioni di Sinistro, Dottor Stasis, e MODOK che ride. Si fa leggere anche in Avengers per ora, però non è proprio il massimo della vita. E poi abbiamo i nostri classici X-Men. E dove c'è l'altra variant di Alex Ross? Questa è fondamentale, riprende fondamentalmente la copertina originale di X-Men 1, quello di Jim Lee, e quindi rifà in una versione di Alex Ross questa cover storica in quattro ante, ognuna anche singola, era al tempo molto molto bello, devo dire, è un piacere averla, anche se non la posso appendere. Oddio, sì, potrei appendermi questa versione con Ciclope e Wolverine, però sinceramente preferisco averla mobile e potermela vedere se c'ho voglia. Comunque, due serie vengono pubblicate sugli X-Men al momento. La prima è ovviamente X-Men di Jerry Duggan, e poi abbiamo i Dark X-Men scritti da Steve Fox e disegnati da Jonas Scharf. Devo essere sincero, preferisco i Dark X-Men agli X-Men di Duggan perché sono un attimino più interessanti, diversi, particolari. Ora, non si comportano in modo molto intelligente nemmeno loro, però quantomeno la serie ha il suo fascino. Gli X-Men di Duggan sono sempre gli X-Men di Duggan, ora sono molto concentrati su Kitty Pryde, che però è diventata cattiva e oscura perché ovviamente le è morta la gente attorno, cosa che ai mutanti succede di continuo, ma questa volta l'ha colpita particolarmente. Tra l'altro c'è uno spostamento in avanti di un po' di settimane, qui scopriamo che più o meno i mutanti si stanno riorganizzando, ma Kitty è super incazzosa e vaga per le sedi di Orkis usando i portali che nessuno sa che lei può utilizzare fra i cattivi per combattere contro Orkis. E tra l'altro abbiamo un flashback di quando per la prima volta è finita di nuovo a Krakoa e ha dovuto sterminare tutta la gente che aveva attorno. Molto molto nel personaggio, devo dire. Ma per quanto riguarda invece i Dark X-Men, la regina dei Goblin, o la regina Goblin, faccio sempre confusione, sono due personaggi diversi, con il suo fidanzatino Alex Summers, il fratello di Ciclope, Havok, al momento, dopo gli eventi della crossover di Spider-Man, ha fondamentalmente un'ambasciata del limbo a New York, per quanto questa cosa sia assurda. E all'interno dell'ambasciata ospita i mutanti che riescono a raggiungerla e che cercano un posto in cui stare in sicurezza, oltre a tante creature orribili come demoni vari che vagano in giro. La storia è molto oscura, gruppi di X-Men cercheranno di salvare il salvabile fondamentalmente, e ovviamente contro di lei verranno scatenate potenze mistiche incarnate da un'altra versione della regina dei Goblin di un passato alternativo, che tra l'altro era già apparsa più volte nelle storie mutanti, ma ci viene spiegato bene nelle note, tra l'altro. Io sinceramente non me le ricordavo. Il numero 28 invece di X-Men è metà della storia con Iron Man. In realtà non è vero, le due storie non sono così collegate, se non che qui scopriamo che per un qualche motivo Emma Frost dovrà sposare Iron Man. Scusate se non ho qui il numero di Iron Man, ma
sarebbe di fianco. In realtà è tutto meno chiaro di così, lei non è davvero Emma Frost, o meglio, è la sua identità segreta che usa per mischiarsi agli umani, che dovrà sposarsi Tony Stark, perché al momento collaborano. Nel frattempo poi c'è un altro esempio fantastico della scrittura di Duggan, dove la malvagia Kitty Pryde, ormai senza limiti, indurita, pronta a uccidere chiunque, si introduce nella base di Orkis per eliminare Stella di Fuoco, Starfire. Perché? Perché Starfire, siccome è sfigatissima, durante Gala Infernale è stata scelta per essere l'infiltrata all'interno di Orkis. E Jean fondamentalmente ha fatto credere a tutti che lei fosse una traditrice, cambiandogli i ricordi, compresi ovviamente i membri di Orkis. Ora, qual è il problema? È che lei lo sa di non essere una traditrice, ma nessun altro. Ecco, basta dirlo a Kitty per convincerla, non c'è nessun problema. Però le spacca il naso per simpatia. Ma semplicissimo convincere una che fondamentalmente ormai ammazza chiunque perché è la versione più oscura possibile di se stessa. Jerry Duggan, uno scrittore mediocre. Cosa vi dicevo? Ah, invece i Dark X-Men non è che siano una serie così fondamentale, eh. Sono avventure carine in cui, appunto, combattono, fanno cose e hanno anche una versione necromagica di Cerebro, molto inquietante, per cercare altri mutanti da aiutare. Spesso però questi mutanti non vogliono farsi aiutare, anche perché, insomma, non sono proprio presentabilissimi i nostri Dark X-Men. Poi, Immortal X-Men, due numeri, 15 e 16. Mi piace il look di Xavier, devo dire, ha un look va bene. È triste perché è l'unico rimasto in vita a Krakoa. E nel frattempo seguiamo le avventure di Selene e Sebastian Shawn, che si trasforma in umano per non essere più ostracizzato, cioè annulla i suoi poteri mutanti, e vorrà vendicarsi di tutti e tutto. Perché sì. Nel frattempo scopriamo anche che fine hanno fatto tutti gli altri mutanti. Sono finiti in un deserto misterioso dove vagano in giro alla ricerca della salvezza. Punto. Non brutte, ovviamente. Gillen sa scrivere, anche se spesso quello che scrive non mi fa impazzire. Però quantomeno storie e disegni sono interessanti. Per quanto riguarda invece gli X-Men Red, ad Arako, ex Marte, arrivano le forze di Genesis, la moglie di Apocalisse, che per qualche motivo è tornata cattiva e incazzata e vuole distruggere tutti i mutanti che non sono abbastanza forti e che ora vivono ad Arako. Quindi scoppia la guerra ad Arako e dovranno combatterla con immense perdite, ovviamente. E Tempesta sempre più indurita, sempre pronta a scontrarsi con tutti. Carino, devo dire, X-Men Red. Sul numero seguente invece scopriamo che il solito deserto di prima ora è abitato da misteriosi Wolverine incazzosi, Jean Grey al guinzaglio e Apocalisse in versione egiziana, mentre continuano i piani di Sebastian Shawn e Selene per impadronirsi delle risorse di Krakoa. In realtà lei vuole soltanto il portale che è stato fatto con i suoi amici esterni che sono stati uccisi. Casino. Carino invece sempre X-Men Red, battaglie su battaglie, molto ben scritto, molto ben disegnato. È assolutamente una lettura affascinante, non c'è moltissimo da spiegare in realtà senza fare effettivamente il riassunto, ma rimane una serie godibilissima, con scene anche molto fighe, con l'effettivo arrivo di tutti i figli di Apocalisse pronti a distruggere i mutanti rimasti ad Arako, perché... Un po' più particolare, X-Force, in realtà, perché X-Force ci spiega cosa è successo a X-Force mentre accadevano i fatti del Gala Infernale sulla prima storia. E finalmente vengono svelati un po' i piani di Mikhail Rasputin, che controlla Colosso. Ora, questo credo sia Colosso in realtà, solo che quando non è di ferro è difficile riconoscerlo. I suoi piani erano pronti per colpire il Gala Infernale, solo che non fa in tempo perché Orkis attacca prima e quindi si troverà a catturare i mutanti e vedere quello che accadrà. Nel numero successivo fondamentalmente vengono analizzati ancora di più questi fatti e vediamo Domino in missione che ammazza gente, d'altronde è X-Force, e deve combattere contro i Wolverine Robot. Ora, i Wolverine Robot sono un incubo, nel senso che è un'idea terrificante. Fondamentalmente, siccome Wolverine continuava a morire e a essere riportato in vita, al momento è pieno di scheletri di adamantio di Wolverine in giro per il mondo. Orkis se li ha presi e li ha trasformati in robot. Come si fa a pensare che questa è una buona idea? Io non lo so. Comunque, tant'è. In ogni caso, pare che i nodi arriveranno presto al pettine per quanto riguarda Colosso, ma ne riparleremo anche qua nei prossimi video dedicati. Totalmente diverso invece è la storia di Wolverine. Ecco, Wolverine non c'entra niente. Wolverine, nonostante siano tecnicamente storie connesse a Call of X, come potete vedere dal logo che effettivamente c'è nelle copertine originali, è in realtà è un crossover con Ghost Rider. Molto carino in realtà, e si fa leggere con piacere. È interconnesso alla serie pubblicata da Panini direttamente in cartonato. Sul numero 38 c'è lo speciale di esordio in cui vediamo il primo incontro fondamentalmente fra Logan e Ghost Rider Johnny Blaze.
e questo ragazzino posseduto dal male. E poi sul numero 39 ci sono due episodi delle serie regolari di Ghost e di Wolverine con i capitoli 2 e 3, e poi nel 40 c'è la conclusione. Devo dire, godibile come storia, è notevole, divertente, ben disegnata. Certo, avrei fatto a meno di vedere la versione Wolverine demoniaco mezzo Ghost Rider, non era molto utile, però la storia alla fine è simpatica e se volete tante immagini fighe da osservare ci sta. Vabbè, Ghost è un personaggio facile da scrivere se hai voglia di farlo in modo così cacciarone, funziona, è figo visivamente e quindi perché no. Per concludere abbiamo forse la cosa più complessa e incasinata, ovvero X-Men Fall of X, una serie di 5 volumi brossolati dall'aspetto orribile. Ora, questa è la copertina che Panini ha deciso di usare, o meglio la costina che Panini ha deciso di usare, perché non lo so. Sapete che ormai tutti i brossolati hanno l'aspetto con la scritta Marvel qui, sono bianchi, sotto hanno il loghino e le scritte un po' più belline. No, niente, questo è fondamentalmente il look degli albi brossolati che uscivano in edicola a metà anni 2000. Rispolverarli è sempre buono, perché? Perché questi non sono volumi monografici, sono tante storie insieme, quindi facciamoli brutti, è un'ottima idea. Comunque, all'interno vengono pubblicate, credo, 6 serie, però un po' alternate. Nel primo numero abbiamo, e notate, guardo l'indice da qua perché all'interno non l'hanno messo, Astonishing X-Men, Children of the Vault, Alpha Flight, Jean Grey e Realm of X. Allora, Iceman è terribile, è una di quelle robe fatte male in modo wok, nel senso che, lo sapete, no? Ormai l'uomo ghiaccio è canonicamente omosessuale, motivo per cui le sue storie sono a tema omosessuale. È come se una storia di Wolverine fosse a tema eterosessuale, cioè con tipo lui che in ogni momento mette in scena questa sua eterosessualità. Tipo, l'uomo ghiaccio arriva, salva qualcuno e bacia un ragazzo, perché? Boh. Tra l'altro, perché è vivo l'uomo ghiaccio? Perché il suo amante inumano in qualche modo lo tiene insieme con il suo legame empatico? Che cosa? Non lo so. Però è tutto molto strano e non si capisce. In ogni caso, l'uomo ghiaccio va qua e là cercando di salvare il mondo e Orkis cerca di distruggerlo. Questa è la trama. E poi ci sono i litigini tra loro due, perché non lo so. Ne riparliamo comunque nel prossimo video di quanto è terrificante sta serie. Poi abbiamo Children of the Vault. Ecco, Children of the Vault io non l'ho capita. La storia è anche divertente, se la prendiamo da sola è molto simpatica. Allora, i figli della cripta sono un gruppo di umani geneticamente e tecnologicamente avanzati che vivono in una sorta di cripta, appunto, in cui il tempo scorre in modo diverso, molto più veloce che sulla Terra, quindi sono ultra avanzati ed erano stati bloccati da Forge. Ora sono usciti e vogliono conquistare il mondo. Quello che non riesco a capire è come questa serie si interconnetta con tutto il resto, nel senso che da quello che ci viene raccontato qua, loro sono usciti sulla Terra, si sono fatti conoscere, sono diventati degli eroi, salvano il mondo, ma in realtà l'hanno contagiato con una sorta di malattia mentale, hanno creato delle città, tutti li conoscono, e questa cosa non si incastra assolutamente con il resto delle serie. Però la serie non è brutta, è anche divertente e ben disegnata, però c'è questo problemone, cosa che continua anche nel numero successivo, ovviamente. Poi abbiamo Alpha Flight, che è una serie invece interessante, nel senso che Alpha Flight è il supergruppo canadese, lo vediamo cacciare i mutanti, ma viene poi fermato da un gruppo di X-Men. E scopriamo poi però che in realtà sotto sotto c'è qualcosa di più. Serie carina, devo dire, gradevole, visivamente molto bellina, non un capolavoro, ma si fa leggere, e vediamo un po' quello che accade in Canada, mentre in America tutti sono inseguiti. Jean Grey invece è forse la serie più particolare. Jean è morta tecnicamente a Krakoa, ma forse non è proprio così, e al momento rivive la sua vita come se fossero dei what if, quindi rivive la sua vita ma con dei cambiamenti. Nel primo numero vediamo fondamentalmente cosa sarebbe successo se, quando sono tornati gli X-Men giovani dal futuro nel passato, non avessero cancellato i loro ricordi. Un casino. E finisce molto male in ogni caso, e tutto va malissimo perché lei comincia a controllare il mondo. Nel secondo numero invece scopriamo cosa sarebbe successo se invece ad essere lei a diventare Fenice lo fosse diventata Wolverine, cosa peraltro che abbiamo già visto succedere nelle storie di Jason Aaron, ma vabbè. In ogni caso la serie è interessante e ben scritta, Louise Simonson ai testi, d'altronde. Ovviamente non so dove vogliono andare a parare con questa serie, però per ora è interessante, quantomeno. E per ultimo abbiamo Realm of X, che sinceramente non sono ancora riuscito ad inquadrare molto bene come storia, nel senso che si parla di cose magiche e non è tanto chiara, a essere sincero. Comunque la storia di Thorun Grumbeck con i disegni di Diogenes Nives. Ancora una volta Thorun Grumbeck, io ho paura che sia un enorme buco nell'acqua, ma vedremo come andrà avanti. Però vi giuro, non sono riuscito a inquadrarla.
con un singolo numero, anche perché nel secondo non c'era Realm of X. Nel secondo fondamentalmente continuava tutte le altre serie, ma al posto di Realm of X c'era Uncanny Spider-Man. Ora, è Nightcrawler, si vede, fa gli sbuffi viola, ha la coda, ha tre dita, ok. Ha senso leggere le avventure di Nightcrawler che si finge Spider-Man a Central Park? Ma almeno il primo numero non è brutto, è un po' inutile. D'altronde di Nightcrawler ultimamente ci hanno fatto un po' di tutto di più, alla fine se n'è andato e ora ha fatto un patto con Spider-Man per essere lo Spider-Man con la spada. Non voglio farmi troppe domande sul perché. Comunque molto carini i disegni, la trama lascia un po' il tempo che trova, almeno per questo primo numero. Vediamo un po' cosa accadrà nei numeri successivi, se si arriverà a un punto preciso. Avversario è l'avvoltoio, ma con le ali tecno-organiche come se fosse Phalanx. Ci metterei un enorme po'. Comunque, abbiamo concluso con questo primo gruppo di letture a tema Fall of X. Dire che sono estasiato sarebbe decisamente una bugia. Non mi sta facendo impazzire. Poi, per carità, fan dei mutanti sempre. Globalmente l'evento è anche interessante, vedere come gli X-Men potranno o meno salvarsi, però diciamo che non sta proprio. Quello che manca secondo me è uno scrittore davvero bravo a gestire il periodo. Il problema è che sembra che il personaggio centrale in questa gestione è Jerry Duggan. E io vi ricordo l'ultimo evento di Jerry Duggan che abbiamo visto, Infinity Wars con la S, con gli Infinity Warps. Una di quelle robe di un'illeggibilità unica. Ora io ho tremendamente paura di dove andremo a parare, anche perché dopo Fall of X ci sarà Fall of House of X. Originalità dei titoli non vi dico. Ragazzi, vedremo che succederà. Io continuerò a tenere botta e ne riparliamo in un nuovo video mutante più avanti. Comunque, io intanto vi ringrazio per aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che mi trovate live tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 su Twitch, in live a parlare delle nostre passioni. Ricarico le live sul secondo canale, Cantina Pelata, sempre qui su YouTube. E poi mi trovate su Telegram con il gruppo in cui parlano i fumetti, canale con le notifiche, canale con le offerte, sugli altri social, Instagram, TikTok, Facebook, eccetera. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video e per ora, potere pelato!